Salve a tutti amici del tubo, ci siamo ancora, siamo qua con un nuovo episodio di Don't Starve. Abbiamo con il nostro Wilson che è il birbo barbo della situazione. E niente, stiamo aspettando, ma qualcosa però io lo cuocerei, eh. No, non queste, non queste, vabbè, lo stesso, magnatele. Magnatele e carote non ne ho più, meglio cuocerle queste carote ragazzi, perché altrimenti rischiamo che vadano male. E non è gran cosa. Come potete vedere, stiamo rimanendo senza cibo. Mettiamoci la nostra armatura d'erba, la portiamo via, va. Noi dobbiamo andare adesso, ragazzi. Possiamo prendere questa strada qua e vedere se c'è qualcosa di qua. Probabile che ci sia qualcosa, eh. Cacchio di... Che altro piccone? Questi cacchio di cosi di oro a me servono. Ci servono. Tanto. Visto che non troviamo né re dei maiali né niente. Vado sicuramente per andarci, ragazzi, bisogna attraversare il bioma della palude. Ma io lo so. Quanto oro abbiamo adesso? 8 pepite. Vabbè. E c'è sempre il nostro amico Tolbert. Ciao Tolbert. Questa roba. Ah, cose galleggianti, vabbè. Se possiamo recuperarli con una canna da pesca? Possibile. Non lo so. No, scusate. Un po' più in là. Quindi di qua. Mettiamo messi a flint. Ce ne abbiamo ancora un po'. Oddio, ne abbiamo una in realtà. Di flint. No, ne abbiamo 41. Quindi forse è meglio lasciare perdere di raccogliere la flint. E cominciare a raccogliere qualcos'altro. Sempre dritti di qua. Non ce n'è quantità industriale di sta flint. 34 rocce. Il funghetto non lo mangerei. Ragazzi, mangiare i funghi non è esattamente il massimo su questo gioco perché non sono sempre buoni. Cioè, un tipo di fungo vi dà salute ma vi cala la sanità. Un tipo di fungo vi aumenta la sanità ma vi cala la fame. E un tipo di fungo vi fa al contrario. Cioè, fa l'altra cosa. Quindi non mi ricordo qual è. Cioè, vi cura da una parte, ma vi toglie dall'altra. Quindi niente. Mi sto portando dietro sta carota. Scusi, con il coniglietto. Guarda qua che carota che c'è qua. Scusi, coniglietto. Vieni qua, guarda che carota che c'è qua. Vieni a mangiare la carota, coniglietto. Coniglietto, vieni a mangiare la carota. Coniglietto, la carota. Guarda che bella carota che c'è qua. Dai, vieni a mangiare la carota, coniglietto. Piano, piano, più vicino. Carota, coniglietto. Bravissimo. Ok, il coniglietto è venuto a mangiare la carota ed è rimasto fregato. Lo sapevo. Vai. Ma perché? Ma perché riesco a escogitare sempre modi per ammazzare conigli in qualsiasi gioco? Allora, vabbè. Qua non c'era niente perché qua si interrompeva. Perfetto. Sempre l'acqua. Qua c'è il maiale. Ciao maiale. Buona carota maiale. Dai, tanto non me ne faccio più niente. Dai, do. Mangiala. Wow. E ci dà la cacca. Ottimo. Ce la teniamo la cacca. Tieni. Qua. Scusate, guarda, vi pianto un albero. Vi pianto giusto un albero qua. Ma non si può piantare qua. Ecco. Il resto ve li lascio alberi. Cioè, maiali. No, qua c'è una strada. Qua c'è una strada che va giù. Possibile questa cosa? L'abbiamo saltata? Eh sì. Qui c'è una strada che va giù. Dove si va qua? Sì, vedete, qua c'è un altro bioma. Cioè, c'è altra roba qua. Il che è un bioma perfetto questo. Sì.
È verde. C'è l'ape. C'è. C'è un po' di tutto però, eh. Questo qua non è male. Non è affatto male. Lì c'è la palude. C'è un po' di. Ecco, questo sarebbe stato proprio l'ideale per farci la base, ragazzi. Non ci sono rocce, però non si può avere tutto dalla vita. Qui c'è il bioma paludoso con ragni annessi. Ecco, teste di maiale impiccate. Qua devo provare a vedere dove va anche questa strada, ragazzi, dopo, un po' di laghetti. Anche qua, vedete. Ah, sì. Qua ci stiamo proprio tagliando giù di brutto. Ape. Sì, perché ci sono qualche ape, però non quelle cattive. L'ape car cattiva. Abbiamo finito la nostra ghirlanda. Va bene, attrezzarci. Per fare una nuova ghirlanda. Ah, guardate qua. No, sono così vicino. A parte che qua ci siamo già stati. Proviamo ad andare a vedere, ragazzi, di fare proprio tutto il percorso qui intorno per vedere se. Tanto qua il bioma dei maiali non c'è. Qua c'è un po' di cibo. Noi abbiamo le nostre carote potenti per il momento, il che sarebbe utile per una chest e mettercela dentro sta roba. Legno, come stiamo messi male con il legno. Non riesco a fare il fuoco. Ok, pianta st'albero, va. Mannaggia. Ok, abbiamo visto praticamente tutto qui. Ci manca quella stradella là. E poi, ragazzi, stiamo a posto. Mi serve il fuoco. Se no, crepiamo. No, il fuoco ho detto, grazie. Eccolo qua. Qua. Metti la torcia. Ancora, stupido Wilson. Togli sta torcia. Magnati sta roba, Wilson. Ok, cibo finito. Bene. Attimo. Flint, ce ne abbiamo anche troppa. Ogni tanto me li prendo perché fanno sempre buono. Tanto adesso il giorno arriva. Tranquilli che arriva. Ok. E dobbiamo andare giù di qua. A tutti i costi. A parte che qui, vedete, c'è questa strada qua che. Proviamo ad andare a vedere di là prima. In questa strada qua. Dovrebbe essere questa. Sì, ma fa solo il giro così. O va da qualche parte, strano questa strada qua. E di solito, ragazzi, seguendo le strade, arrivate sempre a qualcosa di interessante. Non è questo il caso, vero? No, non è questo il caso. Arriva due fiori. Questo gnomo da giardino che. Ok, sento cose brutte.
Sento cani in avvicinamento. Aspettiamo, ragazzi, i cani. Allora, prendi questa, prendi la lancia. Dai, cane, dove sei? Dove sei, cane? Cane? Eccolo qua. Dai, dai, dai. Ok, non abbiamo perso tanta vita. Perfetto. No, questa la puoi anche mettere giù, tanto non serve. Riprenditi lo zaino. Ok. La nostra armatura d'erba ovviamente si è disintegrata, ma la possiamo anche bruciare. Vabbè, bruceremo. La strada andava verso la palude. La strada andava verso la palude, vero? Yes. Aia. Non mi piace per niente. Si stringe anche la stradella. Schifo è. Attenzione però. Tentacoli no, tentacoli no, tentacoli no. Metal Potato Tink, cioè l'ultimo pezzo che ci mancava. Qua ci sono delle farm. C'ho dei semi da piantare. Piantare un po'. Magari se ci ripasseremo, raccoglieremo i frutti. C'è un po' di erba tagliata, qualche sabbia e il pezzo di testa. Ma il fatto è che ricordarsi dove sono tutti sti pezzi. Giù di qua. No tentacoli, please. Ok. Attraversare questo bioma non sarebbe male se finisce in fretta. Qua c'è un bivio. Proviamo ad andare giù. Ah, giù mi sembra la scelta migliore. Lì c'è un albero vivente, ok. Quasi quasi sapete cosa faccio, ragazzi. Provo a lanciarmi dentro un wormhole e vedere dove salto fuori, perché ma non andiamo da nessuna parte. La strada fa veramente quel giro lì. Fa un cerchio, fa. Schifo. D'accordo, allora vado andare su. Funghetti, non avevo niente da mangiare. Abbiamo un morsel. Qua c'è altra palude. Eccolo là il tentacolo, l'avete visto dov'era? Guardate. Eccolo qua. Bisciotta quell'affare lì, eh. Cioè, bisciotta no, un colpo lo resistete, ma se ne va due di fila durate ben poco. Qua c'è una caverna. So che nelle caverne si rischia veramente la morte finale, quindi meglio stare in superficie. No, questi non mi piacciono per niente. Anche se combattono contro i tentacoli non sarebbe male, però. E se loro combattono contro i tentacoli, ci potrebbero dare
la lancia del tentacolo, che è un drop raro. Sì, ma... Sì, no, ma sono veramente troppi. Quindi se anche il tentacolo droppa la lancia, se la tengono. Un triangolo perfetto con gli alberi. Grande. Niente, attorno a questo bioma qua è tutto palude, quindi no, ragazzi, io qua non ci vengo. Mi spiace. Oh, cazzo, anch'io. Ma non ero dentro il bioma. Cazzo, la miseria, avete visto? Quello era perfino uscito. Ok, non vedo un cacchio. No, stai sulla strada, Wilson. Stai sulla strada, Wilson. Non si vede la strada, Wilson. No, 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 no. Mamma mia, che inquietudine. No, piano B, piano B, piano B, piano B, piano B. Piano B. Scusa, perché non lo posso costruire? Ok. Sì, il piano B mi piace. Cuciniamoci anche questo morsel, perché sta qua ad occupare spazio per niente. Ok, va bene. Un po' di erba la prendiamo. Fungo blu. Vediamo cosa succede con fungo blu. Fungo blu vi fa calare la vita ma aumentare la sanità. Vabbè. Questo cos'è? Una pala o un forcone? Una pala. Vedi, cosa serve per fare tipo la carta, una cosa del genere. Questi mi piacerebbe prendere, però non ho spazio, perché questi mi danno la coda di maiale. Ok. E niente, ragazzi, è stato un fallimento totale su tutta la linea. Perfetto. Perché non abbiamo trovato il bioma dove c'è il re dei maiali. Non abbiamo trovato neanche il bioma dove ci sono i bufali. Quindi non so che cacchio fare, quello fatto. E io qua ho guardato dappertutto, eh. Cioè, ditemi se non sono sfigato. Cioè, io ho guardato quasi tutta la mappa di Dawnstar e ancora devo trovare sto coso. Scusate, lanciati qua dentro, me ne frega un tubo se la tua sanità scende. Dove spawniamo? Ah! Ci porta qui questo wormhole. Ci porta qui. Non mi piace. Qui ci sarà l'altro bioma malefico. Qua abbiamo visto che era tutto chiuso. Qua non lo so. Proviamo ad andare a vedere qua a destra. Scusate. Andiamo a vedere qua a destra, sanità mentale cala, cala, brutta roba. Ok. Oh, ma che cazzo? Sì, ho capito tutto, però. Perlomeno fammi spawnare, no?
Siamo venuti qua, ma non dovevamo venire qua. Che le rane mi hanno un po' disorientato. Più che altro volevo restare in vita, ecco. Questa era la mia preoccupazione principale. Quindi passiamo per di qua. Scusa, posso scassare anche questo? Dove ci siamo? Tranquilli, eh. Tanto è brutto sta roba. Ah, abbiamo preso il rot. No, togli sta roba per favore. Scusa, eh. Cos'è sta roba qua? Lo schifo, tieni. Dai, mangia. Vabbè, buttalo per terra allora. Perché mi serve. Ok. Ah, se glielo dai non lo vogliono, però lo vanno a mangiare direttamente così da terra. Va bene. Di qua vorrei andare. Andiamo a vedere cosa c'è di qua. Ok, questo è un ritrovamento ottimo. Questa è la staff di Chester. Eccolo qua, arriva Chester. Ciao Chester. È una chest praticamente che vi segue finché avete la... Cioè, non vi segue voi, segue la staffa in realtà. Però è, vedete, vi tiene dietro, è una chest portatile. Quindi tanta roba... No, scusa Chester. Vieni qua Chester. Dammi... Prenditi i semi. Ecco. Tocco i semi, Chester. E a me dai questi. E me dai questi, dicevo che mi potrebbero aiutare. Prendo anche qualche fiore perché magari così mi vado a rifare la ghirlanda, va. Ok, intanto ragazzi dobbiamo preoccuparci di andare. Squack! Chi è questo? Cacchierola. Chester, prendi tutta sta roba. La blue gem. Guarda qua. Quanta roba! Chester, le tavole. Meno male che abbiamo trovato sto coso. E sta roba? Beh. Grande Chester. Mitico. Meno male che siamo andati a vedere di qua. Ha fruttato. Quindi diciamo che per il momento le cose si mettono già decisamente meglio. Perché avendo Chester posso avere più disponibilità di inventario d'inverno. Perché d'inverno lo zaino lo devo lasciare a casa e devo mettere il cappotto. Per forza. Qua si può andare. Ok. E qui c'è il bioma dei bufali. Manca solo quello. Giusto. Guarda che ci sono i conigli. Lascia stare Chester. Bufali non ne vedo. Quindi dove cazzarola? Non è possibile. Cioè, il bioma è questo. Questo è quello. Ah, eccoli. Oh, vedete mo. Tra l'altro qua c'è anche una touchstone. Lascia stare, Chester. Cosa ti ha fatto? Ok. Non è esattamente il momento per andare dai bufali. Perché i bufali, vedete, c'hanno... tipo qua dietro questa macchia rossa. Che significa che sono incazzosi in questo periodo dell'anno. Quindi no. Però vedete. Cazzarola, scusa. Quanti ce ne sono? Ho trovato il paradiso dei bufali. Ok. Visto che qua c'è il paradiso dei bufali, farei l'accampamento qui. Sì, so che qua non c'è niente, ragazzi. Però ci sono già i bufali. E non è una brutta cosa.
Vediamo se riesco a fare il fuoco da campo. Non è vero perché manca il legno, ma qua ci sono gli alberi grandissimi. Ok, quindi ci siamo. Ci siamo. Abbiamo trovato tutto quello che ci serve per il momento. Manca solo che questa strada è là qua, da percorrere magari la prossima volta. Perché qui adesso io, ragazzi, faccio campamento e si è visto, si è visto. Eh sì. C'è quel wormhole lì. Sì, ci sta. Ah, non posso fare campamento perché c'è stettini loro. Vai, batti sto albero. Dai, dobbiamo fare il campfire. Ok. Cioè, questo in realtà. Lo facciamo, sì, qua. Qua può andare. Grandissimo. Macchina della scienza, non possiamo farla perché ci manca l'oro. Sì, vieni qua. Allora, la pigna. No, non la voglio piantare in realtà. Vabbè, oramai l'ho piantato. Brucia sta roba. Tanto non ce ne facciamo niente. Allora, vediamo un po'. Allora, ragazzi, da qua bisogna cercare di organizzarsi per l'inverno. Siamo al giorno 13, quindi all'inverno mancano 8 giorni. Quindi, secondo me, ce la possiamo fare. Vediamo un po'. Trap. No, lo zaino ce l'abbiamo già. No, sarebbe utile fare la. Porca c'è la miseria. Sarebbe utile fare la macchina della scienza. Vedo niente. Vedo niente, grazie. Ok. Ci sono i ragni. Ecco, i ragni non servono neanche male perché sono le ragnatele. Ma puoi tirare giù quest'albero e non l'altro? Niente. Tira giù questo, allora chi se ne frega? Sta così tanto sulle palle quell'albero. Vediamo sta roba. Abbiamo la pala, sì. Così tiriamo via anche questa roba qua. Ci dà un log in più. Ok. Piglia l'accetta. Tiro giù questo. Almeno una ventina di alberi dobbiamo farli. Di log. Non di alberi. Tac, 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 tac. Però ragazzi, mi sono accorto che in realtà il tempo qua sta volando via. Quindi facciamo che interrompo qui l'episodio e ci vediamo al prossimo episodio. Non farò nient'altro che fare una chest. Anzi, non farò nient'altro che fare innanzitutto la macchina della scienza. Chester, dammi l'oro. Ok. E prenditi ste bacche. Ok. Dicevo, mi faccio la macchina della scienza. E la faccio qua. La faccio qua. La faccio qua. Macchina della scienza fatta. E niente ragazzi, poi farò la chest. Sì, farò la chest e non mi incazzate. Oh, la macchina della scienza, come si fa la chest? Aspettate, devo raffinare delle board. Che però c'è la chester. Ok, quindi prenditi queste. Riprenditi l'oro, Chester. E adesso noi facciamoci la chest. Dov'era la chest? Su strutture. Chest. Ok. La piazziamo per il momento qua. Ok. Niente, detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Fatemi sempre sapere la vostra. Se volete, supportate la serie cliccando su condividi. E niente, ragazzi, dai, ci vediamo al prossimo episodio. Di Don't Starve. Grazie a tutti per essere stati con me. Alla prossima.